chiede che non venga cancellata la sezione di Salerno del CAM. Cosa dice? Segnalerò il rilievo che è stato fatto, che il sindaco mi ha rappresentato alla presidenza del consiglio che ha la competenza sulla giustizia amministrativa, e cercherò di riportare le preoccupazioni del territorio. Ecco perché non sempre razionalizzazione significa forse scelte giuste, in questo caso si comprendono la necessità di tagli, però evidentemente questo è un territorio importante, la provincia di Salerno è una grande provincia, quindi c'è anche un problema di un territorio che chiede, come dire, che vengano rispettate le proprie identità. Guardi, va fatto un vaglio assolutamente rigoroso, naturalmente nessuna delle realtà che viene colpita dal superamento di una sede riconosce fino in fondo questa esigenza, però in alcuni casi ci sono effettivamente dei problemi. Il tempo per valutare, credo che ogni riforma abbia la necessità di una riflessione, la conversione in Parlamento serve anche a questo, a consentire eventuali, se necessarie, riflessioni. In vista della scadenza, il processo telematico a che punto siamo? Ma abbiamo fatto un confronto con i vertici della giustizia salernitana, mi pare che ci sia una consapevolezza della sfida, una consapevolezza della difficoltà, ma anche un cauto ottimismo. Insomma, il 30 credo che si possa iniziare a aprire davvero una fase nuova. Io considero che questa sia la prima tranche di una riforma della giustizia, perché il fatto che possa sparire dal nostro sistema giudiziario la carta e si possa passare a un altro modo, l'utilizzo della console come strumento per stare in giudizio, è un salto di qualità nelle modalità in cui si esercita la professione, nelle modalità in cui si esercita la giurisdizione, insomma un insieme di fattori che possono davvero definire un'idea della giustizia e del processo del futuro. Col sindaco avete parlato anche della cittadella giudiziaria di Salerno? Assolutamente sì, mi ha segnalato le difficoltà che si stanno incontrando e mi farò assolutamente carico della questione che mi ha posto. Un maggiore controllo per quanto riguarda la cronaca. In che senso, scusi? Internet, Facebook, spesso e volentieri sono stati loro i veicoli attraverso cui poi si è arrivati a delitti efferati. Ma guardi, questo è un tema molto complicato che non credo si possa risolvere con una battuta. Si tratta di trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di costruire una rete libera e aperta e contemporaneamente appunto alcune ragioni di sicurezza. Il semestre europeo sarà un momento importante anche per affrontare questo aspetto e credo, questo è un altro, che dobbiamo considerare la rete come un nuovo spazio sociale e come qualunque spazio sociale ha bisogno di regole, stando però molto attenti a non comprimere una possibilità di dialogo, di confronto che la rete ha determinato. Ministro, per Milano il Presidente Napolitano ha scritto al CSM, qualcuno chiede l'invio degli ispettori. Io ho detto sin dall'inizio che attendo l'ultima parola del CSM, mi sembra che il CSM stia facendo un lavoro complicato, ecco, rispettiamolo e attendiamo le conclusioni. Abbiamo ricordato al Ministro, che ho intanto ringraziato per il suo arrivo a Salerno. Ho ricordato che rischiamo di impiccarci, come sempre in Italia, a procedure burocratiche, a timbri, carte bollate. La situazione è questa. Abbiamo un progetto esecutivo pronto per completare la cittadella, abbiamo una delibera del CIPE già approvata il 14 febbraio, si tratta semplicemente di fare il decreto finale di finanziamento. Siamo pronti a partire domani mattina, quindi vedremo di impegnare anche il Ministro a dare una mano in questa direzione. Poi per quanto riguarda la soppressione eventuale del TAR, mi sono permesso di spiegare che siamo di fronte ad una realtà enorme che accorpa la provincia di Salerno, la provincia di Avellino, abbiamo carichi di lavoro che sono a volte il doppio e il triplo di altre sezioni regionali in altre regioni d'Italia. Ovviamente io credo che sia sbagliato sollevare le questioni in termini municipalistici, localistici, occorre utilizzare criteri oggettivi, dal mio punto di vista basta guardare i carichi di lavoro e decidere sulla base di questi. Infine ho segnalato la vicenda di Sala Consilina, siamo credo insieme a Massa Carrara l'unica realtà di accorpamento di un tribunale fuori regione, questo determina problemi incredibili.
ci veniva ricordato per esempio per il Tribunale dei Minori, abbiamo i servizi sociali che sono a questa parte del territorio, poi magari il Tribunale che dovrebbe lavorare su Avellino, sono cose veramente incredibili. Allora, sono tre o quattro questioni organizzative, ma di grandissimo rilievo, sulle quali ci attendiamo una grande sensibilità.